Un altro appuntamento all'interno della sede della Proloco dove si parla di politica. È stata una serata bellissima, abbiamo avuto personaggi importanti, Federico Palmaroli, Malara, Igor Righetti. Un'altra serata fantastica in Proloco, mi sembra riuscita benissimo anche grazie agli sponsor, grazie alle persone che sono venute. Tra politica e polemica la satira, lo sappiamo bene, gode. Beh, in questo momento soprattutto, perché per fortuna ci avviamo verso una fase calda politicamente. Dopo 2 anni di pandemia, poi la guerra, insomma, anche io ho sofferto un pochettino perché mancava la battaglia politica, adesso ha voglia. Sto aspettando il 25 settembre come se fosse Natale. Abbiamo tantissimi spunti, quindi chi meglio dei nostri politici, insomma, ci possono far divertire. Poi speriamo che alla fine ci divertiranno davvero, perché abbiamo invece bisogno di cose molto serie. Però questo è il paese del libro cuore, non scritto da De Amicis, ma ormai dal dottor Jekyll, direi. E la realtà ha superato la più fervida immaginazione. Ricordiamo un attimo una persona a te molto cara, riguardo al popolo, che cosa diceva? Mio cugino Alberto Sordi, Albertone Nazionale, lui ha sempre capito tutto. In Italia si dice che il popolo è sovrano, ma sovrano de che? Ecco, come dargli torto?